Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi andremo a provare il penultimo o ultimo cioccolato di Mister, anzi forse penultimo cioccolato di Mister Beast, Mister Beast Bar Dick's Nuts Milk Chocolate with Peanut Butter, quindi cioccolato a burro d'arachidi, quindi mi sa che la Mister Beast vuole un po' copiare la Reese's. Lì si è fatto prodotti buoni e altri orrendi. Vediamo se questo è un valido avversario. Adesso cambio in guardatore nel dettaglio questa confezione e poi la andrò a provare. Eccomi qua, Feistabros Mr. Beast Bar Dick's Nuts Milk Chocolate with Peanut Butter. Il disegno sembra il classico cioccolato con quella forma particolare, con il disegno che deve apparire all'interno il caramello. Poi abbiamo scritto qua Grass Feed Milk. Confezione si presenta arancione con un paio di ondature gialle con la scritta Dick's Nuts gialla. Only 7 ingredienti. Notate che ogni prodotto ha sempre un ingrediente in più: 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, vabbè. 60 grammi. Poi sul retro abbiamo la stessa scritta: More Noms, More Price, More Beast. Scansionami con un codice QR di Facebook e il disegnino, sempre come al solito. Sotto abbiamo i loghi dei social, che abbiamo Discord, TikTok, Twitter e Instagram. Se questo è Discord, non era Twitch, qualche tempo fa, perché in alcuni video ho detto Twitch, invece Discord. Festables è proprio una scansione del prezzo. Come sempre qua di lato abbiamo il resto con valore addizionale, scadenza e ingredienti. Allora, gli ingredienti sono scritti qua, perché io adesso sto per il video a leggere anche i valori addizionali che sono scritti di sopra. Abbiamo sulla destra, abbiamo praticamente in basso a destra la riproduzione prodotto in Perù addirittura, e scade il 13 di marzo 2025. Ok, vado ad aprire, vediamo un po'. Attiva. L'odore è sempre lo stesso, non cambia. Che cioccolato sia anche un po' rotto, vediamo un po' se si intravede qualcosina all'interno, ma non più di tanto. Eh sì, il cioccolato è sempre quello, la stessa forma e quant'altro. Va bene, metto però qua sopra. Adesso comunque cambio in quadratura e lo vado a provare. Ok, eccomi qua col cioccolato di Mr. Beast. Si percepisce il burro d'arachidi. Penso che tra tutti questo è quello che avrà il voto più alto. Feistables, Mr. Beast Bar, Dick's Nuts, Milk Chocolate with Peanut Butter. Voto finale per me, 8,5 su 10. Penso che attualmente questo è quello che ha avuto più voto più alto. È fatto il migliore di tutti, secondo me, perché il cioccolato è sempre quello, lo stesso. Si percepisce però il burro d'arachidi. E devo dire, la combinazione di come l'ha preparato l'azienda è stato fatto molto bene.
Anche la RIS in alcuni casi ha fatto prodotti eccezionali, ne prende da 10 se non mi sbaglio, e altri orrendi da 8, 7 o 6. Do 8,5 perché, primo, un punto di parità glielo do perché si sente si brutta rapidi, ma non abbastanza bene. Cioè, il gusto di burro d'arachidi insieme al cioccolato non è bilanciato in modo equo, quindi è abbastanza inferiore, diciamo, il sapore, l'intensità del gusto di burro d'arachidi. Ripeto, troppo, diciamo, forse un po' troppo sotto soglia, perché secondo me, se avessero fatto un prodotto con un'intensità di burro d'arachidi lievemente superiore, secondo me poteva essere anche da 10 quasi. Dico perché fosse da 10, perché adesso vi dirò l'altro motivo di questo 8,5 poi comunque. Ripeto, non di tanto super dovesse il gusto, ma lievemente, perché così il gusto era più che perfetto. Il resto del cioccolato è ottimo, gli do 8,5 perché rimane molto duro, cioè, ho cercato anche l'ultimo pezzo, anche se l'avevo morso, di sciogliere in bocca, ma parliamo di cioccolato, dovrebbe sciogliersi in qualche modo, invece rimane abbastanza croccante, quasi come se non fosse quasi cioccolato, questo è molto strano. E niente, se questo video vi è piaciuto vi lasciamo un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!